Conoscete l'effetto fionda gravitazionale? Viene usato per far prendere velocità alle sonde, ai satelliti, e in generale è un fenomeno a cui sono soggetti tutti i corpi che viaggiano nello spazio e che si avvicinano in prossimità di qualche massa importante, tipo per esempio quella di un pianeta. In pratica si utilizza per acquistare velocità senza bisogno di utilizzare il propulsore di bordo, che poi è il sogno di qualsiasi persona sulla Terra, viaggiare sprecando il minor carburante possibile. Ma non siamo qui per parlare di quello, perché l'ho detto allora. Un minuto e si capisce. Nel dicembre del 1990 la sonda Galileo deve ricevere una di queste spinte. Cioè si tratta in pratica, come vi dicevo, di utilizzare la massa di un pianeta che crea una deformazione spazio-temporale intorno a lui, sostanzialmente ha un'attrazione gravitazionale, far passare il corpo che si vuole accelerare a una distanza tale per cui venga attratto dal pianeta senza caderci sopra. Di conseguenza accelera come per andare sul pianeta, però la distanza è sufficiente a farlo passare fuori. E intanto ha accelerato. La fionda gravitazionale. Dicevo, nel 1990 la sonda Galileo deve prendere una di queste spinte per viaggiare verso Giove e sfrutta l'attrazione gravitazionale di quale pianeta? La Terra. Ma c'è un motivo in più questa volta per fare questo percorso ed è la ragione per la quale, contrariamente a quanto avviene di solito, a bordo della sonda Galileo, durante questo passaggio, sono accesi tutti gli strumenti. La domanda a cui si deve rispondere è: c'è vita sulla Terra? E la domanda che ti faccio io è questa l'ora di arrivare? Ovviamente non siamo diventati scemi, lo sappiamo benissimo che il pianeta Terra è ricco di vita, con innumerevoli specie animali e vegetali, governato da gattini, i principi del pianeta Terra. Quindi c'è vita, lo sappiamo. Un po' sonnecchiosa come vita, però c'è. Ma c'è le doppie punte ai baffi, vuol dire. Ma gli strumenti a bordo della Galileo erano stati costruiti per scoprire se c'era vita nei territori lontani da noi che si apprestava a raggiungere. Ora, quale miglior test se non quello di utilizzare la Terra per vedere cosa quegli strumenti avrebbero risposto? Ma come capire l'eventuale presenza di vita su altri pianeti senza atterrarci? Si utilizza la luce. Possiamo immaginare la luce come un'onda elettromagnetica e una parte di queste onde sono visibili da noi, ma una parte di questa onda elettromagnetica è invisibile ai nostri occhi, ma c'è. Raggi X, infrarossi, onde radio, ultravioletti, microonde, sono tutte cose che riusciamo a vedere grazie a degli strumenti che le percepiscono, perché i nostri occhi non le vedono. Capire se su un pianeta c'è vita, e per vita non intendo omini o gattini verdi con le antenne, passa anche dal fatto di analizzare la luce che proviene riflessa da questo pianeta. In pratica si tratta di analizzare le lunghezze d'onda della luce riflessa. La disciplina che fa questo tipo di analisi si chiama spettroscopia. Mi avete spaventato, Gualtiero, con queste idiozie. Pertanto la prima cosa che osserviamo di un pianeta, ad esempio, è il suo colore, nell'ambito della luce visibile. Per esempio Marte lo chiamiamo il pianeta rosso, la Terra è il pianeta azzurro. I colori sono importanti, un po' come le parole. E poi, come dicevamo, rileviamo le onde che non si vedono, ma che possiamo percepire attraverso gli strumenti. È un po' come con le onde sonore, ci sono onde che il nostro orecchio non sente, ma che esistono, gli ultrasuoni ad esempio. Ma nella nostra vita quotidiana siamo immersi in dispositivi che creano onde. Ci sono quelle che permettono ai cellulari di funzionare, ai router di inviarci segnali. Ogni volta che accendiamo una radio sono onde che vengono captate dal nostro dispositivo, la radio per l'appunto. Onde che non vediamo, ma che decodifichiamo. Tra TV, internet, radio, cellulari, siamo immersi nelle onde, tutte con frequenze diverse. Grazie agli spettrometri oggi è possibile decomporre la luce proveniente da un oggetto celeste. Questa decomposizione si presenta ai nostri occhi più o meno come una sorta di codice a barre, di quelli che vediamo nei prodotti dei supermercati, dove a seconda delle righe della loro posizione ci indicano quanto viene assorbita una certa lunghezza d'onda. E risaliamo così a molte delle proprietà chimiche e fisiche di un pianeta. Ad esempio, per dirne una facile ad effetto, riusciamo a capire che temperature ci sono nelle varie zone del pianeta. Immaginiamoci questi spettrometri estremamente precisi che già captano dalla Terra molte di queste informazioni, se li mettiamo su una sonda e li facciamo avvicinare a un pianeta, a un asteroide o a una cometa, beh, in quel caso sono in grado di darci una serie di informazioni veramente importanti per capire di che cosa è composto il corpo celeste che stiamo analizzando. Ma avevamo cominciato parlando della ricerca di vita sulla Terra. La sonda Galileo ha dunque cercato, attraverso i suoi strumenti, di capire se sul pianeta Terra c'era vita, cioè ha ipotizzato che il pianeta Terra fosse un pianeta che avrebbe incontrato un giorno. Avremmo capito che lì c'era vita
I suoi strumenti erano sufficienti a farci comprendere che su quel pianeta c'era vita? Cercare segnali di vita su un corpo celeste significa andare alla ricerca di quelli che vengono chiamati marcatori biologici, ossia la presenza di particolari composti chimici che per l'appunto vengono rilevati attraverso l'analisi dello spettro, i quali ci dicono se c'è o meno vita sul pianeta. E la sonda Galileo trovò quelli che vengono normalmente chiamati criteri di Sagan per la vita, ossia determinate caratteristiche, come dicevamo, ad esempio un assorbimento nello spettro dell'ossigeno molecolare, che è il risultato dell'attività che fanno le piante, e poi, sempre per quanto riguarda le piante, si trova anche un assorbimento di luce nell'estremità rossa dello spettro visibile, che è causata dal fatto che le piante, per fare la fotosintesi, assorbono la clorofilla. Un'altra è l'assorbimento dello spettro dell'infrarosso provocato dal metano in una certa quantità. E poi è stata rilevata la presenza di onde radio modulate a banda stretta, che sappiamo non provenire da nessun tipo di sorgente naturale. Se la puntata vi è piaciuta, non esitate a condividere i nostri video su Facebook e sui social. Vi lascio qualche link ad altre puntate che abbiamo fatto, sempre inerenti ai temi scientifici. Grazie e alla prossima. Ciao! Saluta! C'è di scodare sempre. Comunque, Gualtiero, la sonda Galileo ha risposto sì, sulla Terra c'è vita. E per dare un'ulteriore dimostrazione andiamo a chiedere di condividere il video. Sì, con questa tenerezza non posso non condividerlo. Sì.